Amici di Riviera 24, Cuneo 24 e Sanremo, a tutti buonasera. Parlare di un miglioramento definitivo, io proprio non me la sento. Vi faccio vedere l'animazione del satellite in cui vediamo dei corpi nuvolosi che a giorni alterni quasi, salvo brevi intervalli come quello che abbiamo avuto oggi con un cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso, ma vedete che continuano ad arrivare dall'Atlantico. Quindi non aspettatevi un miglioramento entro la prossima domenica, entro il fine settimana. Continuiamo così, con un cielo che domani sarà nuvoloso, a tratti poco nuvoloso, ma in altri momenti avremo una nuvolosità piuttosto invadente. Però io per domani ancora non parlerei di precipitazioni. Semmai, verso la fine del pomeriggio, inizio della notte, magari qualche pioggia locale o qualche rovescio ci potrà scappare, ma molto localizzato. Vento da ovest, sud-ovest, debole o moderato, e per quanto riguarda le temperature, al mattino saranno fra 8 e 11 gradi, localmente 12, mentre nel pomeriggio vedrete che non andremo oltre i 17-18 gradi, quindi sempre piuttosto basse. Venerdì, e allora passerà un'altra di queste perturbazioni, la vedete che si muovono da ovest verso est, quindi venerdì la possibilità già dal mattino o a cavallo del mezzogiorno di qualche precipitazione, che poi nel pomeriggio, in unione alla termoconvezione, cioè dai monti il calore che sale, si formeranno delle nuvole temporalesche. Avremo anche un po' di neve, sì signori, io direi sulle Alpi Marittime dai 2200 metri in su. Quindi, per parlare del Redentore del Monte Saccarello, avrà la testa imbiancata, ma i piedi resteranno con l'acqua, non con la neve. E per quanto riguarda il vento, sarà più meridionale tra sud-est e sud-ovest, 10-15 nodi, localmente 20, e le temperature in ribasso, in diminuzione. Le massime purtroppo non andranno oltre i 15-18 gradi. Mi riferisco a queste temperature alla costa. Vediamo adesso il sabato e la domenica con un cielo velato, ma progressivamente molto nuvoloso, e avremo ancora occasione per qualche isolata precipitazione. Se tutto andrà bene, forse la domenica sarà esclusa da questa nuvolosità, ma questo lo vedremo nell'edizione di venerdì. Scusate, sì, di venerdì. Per le temperature, poche variazioni, quindi resteremo sempre con temperature più che altro da fine aprile che di quasi metà maggio. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Ora diamo un'occhiata a quello che si dovranno aspettare gli amici di Cuneo. Anche loro saranno costretti da queste perturbazioni che dall'Atlantico viaggiano verso est. Quindi un cielo che a tratti sarà poco nuvoloso, soprattutto nelle ore notturne e serali, mentre sarà più nuvoloso o molto nuvoloso nelle ore diurne più calde, con la possibilità di qualche rovescio o temporale. Magari qualche fenomeno piuttosto forte lo potrà fare venerdì, quando sarà un fronte con la direzione un pochino più ottimale per quanto riguarda la zona di Cuneo. Venti generalmente sud-occidentali o deboli o moderati, e lo zero termico, sia attualmente è intorno ai 2400 metri, si abbasserà nei prossimi giorni, ma da domenica potrà rialzarsi a 2500 metri. Avremo anche un po' di freddo che interverrà soprattutto sulle temperature massime del pomeriggio, vale a dire che potranno oscillare fra 17 e 19 gradi, mentre le minime in pianura al mattino tra 7 e 9 gradi, localmente 11 se ci sarà venerdì un po' di freddo. È tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.